Ad Apricale torna al Teatro della Tosse dopo 2 anni dovuti alla pandemia, al Covid e al lockdown. Cosa si prova a ritornare qua su questo palco? Allora, per noi è una, ovviamente una grandissima emozione ed è anche un gran piacere vedere che il pubblico ci stava aspettando, nel senso che insomma è venuta tanta gente, sta venendo tanta gente, ma non solo, continuiamo a ricevere grandi manifestazioni di affetto. Eravamo venuti nel 2019 con Orfeo Rave a festeggiare il 30° anno e non ci saremmo mai aspettati di non poter fare il 31esimo e il 32esimo. Questo è il 31esimo, adesso facciamo, ed è molto importante per noi tornare con uno spettacolo in particolare che è un flauto magico, che è un omaggio a Emanuele Luzzati. Emanuele Luzzati è cittadino onorario di Apricale, è grazie a lui e a Tonino Conte che la Tosse ormai da più di 30 anni viene ad Apricale, e questo spettacolo che Emanuele Conte ha costruito, immaginato per il centenario della nascita di Luzzati l'anno scorso, ci sembrava il titolo giusto da portare qui per rilanciare questa nostra presenza. 2 anni siete stati chiusi, avete lavorato su Genova in altre forme magari, però siete tornati alla grande qui ad Apricale con già altri progetti già a settembre nel territorio del Ponente. Sì, per noi è stato un grandissimo piacere essere coinvolti in un progetto che ha voluto il Comune di Dolceacqua, di San Biagio della Cima e di Soldano, che ha costruito questo, sta immaginando di costruire una sorta di museo antropologico in cui si racconterà delle specificità di questo territorio, sia dal punto di vista agricolo ma anche delle persone che lo hanno popolato negli anni. Ci è stato chiesto di partecipare scrivendo un nuovo spettacolo che si intitola Antroposcene, che presenteremo nel punto in cui passa l'Alta Via sopra Dolceacqua per un percorso di quasi 1,5 km il 10 di settembre, e si incontreranno questi personaggi che parleranno proprio di questo territorio. Quindi uno spettacolo non come i nostri, che di solito veniamo ad Apricale e portiamo delle storie diverse, ma in questo caso proprio costruito per il territorio, sui personaggi del territorio. Di tutta la gente che è qua nella piazza. Scendete, tutti quanti, di sotto. O lo spettacolo non principierà, e tutti quanti voi dovrete rimanere qua, fermi, immobili, fino a quando non sarete divisi da dei miei adepti, i cui suggerimenti... Lei è uno dei più noti attori del Teatro della... Ma perché lei mi dà del lei, scusi, che ci conosciamo bene, dai? Sei uno degli attori più noti del Teatro della Tosse, quindi di Apricale, di rassegna ad Apricale ne hai fatte tante. Ebbene, le ho fatte tutte tranne una. Una l'ho saltata, quella delle 9 lune, perché purtroppo in quel periodo avevo dovuto operarmi ad un'anca che ormai era consumata. Sì, sono uno dei veterani. Le ho fatte tutte dalla prima, quando improvvisamente questo paese si è riempito, la piazza di questo paese si è riempita di 2500 persone, cioè una cosa incredibile, è stata una cosa, non ci riuscivamo a credere, perché noi stessi dicevamo, ma vabbè, per quanto possa andare bene, vabbè, chi verrà quassù? Mamma mia che era venuto, e poi dopo, anche negli anni successivamente, è sempre un successo pazzesco, e devo dire che vabbè, non è che tutti gli spettatori ritornano tutti gli anni, però è bellissimo vedere e sentire soprattutto delle persone che quando vengono dicono «Oh, è lui! Oh, è Campanati! Oh, Enrico!» Ecco, questo Enrico è bellissimo. E quando certe volte ti dicono proprio alla fine o all'inizio del pezzo «Ciao Enrico! Bravo Enrico!» Come se fossi uno della famiglia, come se fossi un amico in qualche maniera, no? È questo che è molto bello di questo posto. E per quanto riguarda quest'anno, lo spettacolo, qual è il tuo personaggio? Ma il mio personaggio è Sarastro, è il principe, il signore della luce,
che è un signore della luce, però un po' che ha anche, come dice lui stesso, sono il signore della luce, ma dove c'è molta luce c'è molta ombra. E quindi è un personaggio che ha anche un po' di ombra, è un personaggio un po' ambiguo per certi versi, però, e nella storia poi si capisce all'interno di questa storia che la gente proprio si costruisce un po' da sola, andando in un posto, in una postazione, in un'altra. In questo anno particolarmente lo si fa, è una specie di collage, come si dice, diciamo all'inizio. In ogni angolo del creato, io ti ho visto inginocchiati davanti a me, tremanti come foglie, principi e prelati. Io che sono? La morte si vede subito dalla tutina, dai. Sandro Bergallo, si ritorna ad Apricale. Cosa si prova dopo il lockdown? Beh, sempre dopo il lockdown, effettivamente, è un ritorno piacevole, chiaramente. Ed è bello anche scoprire che se già prima era una cosa comunque questo avvenimento, questo evento che facevamo, piaceva, insomma, era sempre raccolto consensi, mi sembra che ancora di più adesso sia apprezzato. C'è bisogno, in generale mi sembra che ci sia un po' bisogno di incontrarsi, di vedersi, di stare insieme e di partecipare a degli spettacoli, al teatro, insomma. Questa cosa si sente, è palpabile. E il personaggio di questa di queste sere qui, questo spettacolo di quest'anno? Il personaggio che faccio io, no, è un grande ritorno, se vogliamo, perché è il personaggio della morte. Chiaramente all'interno di un contesto che è quello del flauto magico, quindi è comunque un pezzo nuovo, non è che sia. Però diciamo che questo, il personaggio della morte, che poi è stato il personaggio con cui sono entrato e ho debuttato, no, in questo teatro. Sembra un po' un controsenso dirlo, una cosa un po' paradossale, ma mi è molto caro il personaggio della morte, ahimè. E poi ha una bella storia, anche il costume che porto, che è un costume di Luzzatti, ma indossato prima che da me dal mio primo capocomico, che era Claudio Rufus Nocera, dei fondatori dei Cavalli Marci, col quale poi ho anche lavorato, anzi prima ho lavorato con lui, poi sono entrata alla Tosse, e quindi ha un significato anche simbolico per me, è come un passaggio, quasi un testimone, insomma. Ero molto affezionato a Claudio, sempre stato molto affezionato al Teatro della Tosse, che ho sempre seguito fin da ragazzo. E non so, per me è un onore, ecco, poter fare questo personaggio e far parte di questo evento, di questa situazione. Thank you.